Buongiorno Corriere, oggi è mercoledì 17 marzo. Scatterà la mezzanotte di oggi la zona rossa per la città di Sciacca. È arrivata ieri sera la firma sull'attesa ordinanza del presidente della regione Nello Musumeci. La zona rossa sarà valida fino alle 24 di martedì 30 marzo. Il provvedimento era stato richiesto dall'ASP di Agrigento e controfirmato dal sindaco Francesca Valenti. Un esito inevitabile, la zona rossa che scatta di fatto da domani arriva in un momento nel quale la situazione generale stava subendo un pesante aggravamento. I cluster familiari sono tanti e sottoposti ancora a tracciamenti. C'è la preoccupazione di un ulteriore aggravamento della situazione e non ci poteva essere scelta diversa. Nelle stesse ore in cui il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato l'ordinanza che istituisce la zona rossa a Sciacca, l'ASP di Agrigento ha reso noto che ci sono stati finalmente in città altri 5 guariti. Nessun nuovo caso e adesso il numero complessivo dei positivi al Covid-19 è di 112. Schizzano a 60 invece i casi a Ribera, dove in 24 ore ci sono stati altri 15 contagi. Situazione nel comune Crespino che dunque è diventata molto delicata. Aumentano i casi anche a Cianciana, dove i positivi ieri sera erano 15. Un caso di positività al Covid si è verificato in una scuola di Ribera. Si tratta dell'Istituto Superiore Crispi. Il sindaco Matteo Ruvolo, dopo aver ricevuto comunicazione dall'ASP sulla positività di un collaboratore scolastico, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza presso tutti i plessi dell'istituto e l'attivazione della didattica a distanza per tutte le classi. Da oggi fino a venerdì 19 marzo, con l'obbligo per il dirigente scolastico di provvedere alla sanificazione dei locali. Il prossimo venerdì 19 marzo al Tribunale di Sciacca è fissata l'udienza del processo nel quale sono indagati i funzionari dell'ex provincia regionale con l'ipotesi di responsabilità nell'incidente nel quale perse la vita il piccolo Marco Castelli di 7 anni. L'incidente avvenne il 15 agosto 2018 all'incrocio con la nota località balneare Lido Fiori. L'udienza servirà per la discussione dell'opposizione presentata dalla famiglia Castelli alla richiesta di archiviazione per quanto riguarda la posizione processuale dei funzionari dell'ex provincia. Calcio, il campionato di eccellenza siciliano ripartirà il prossimo 11 aprile. Ad ufficializzare la data, che era stata già individuata, è stato il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti attraverso un comunicato. Ci saranno due gironi, si assegneranno due promozioni, una per ogni girone. Come già definito in precedenza, non ci saranno retrocessioni. Noi ci saremo, si legge in un commento della società Unitas Sciacca. Stiamo definendo l'organico che sarà a disposizione di mister Giuseppe Geraldi e chiuderemo comunque con grande sportività una stagione che purtroppo, si conclude la nota, è stata segnata da un evento straordinario e imprevedibile. È tutto, buona giornata, restate con noi per le altre notizie.